No, nulla è facile quando devi prendere in mano una squadra dopo un esonero. Però mi ho trovato nei 2 giorni di allenamento e poi si è visto anche oggi un gruppo comunque sia molto compatto, quindi mi hanno sicuramente aiutato, mi hanno agevolato nel lavoro. Mister, un gruppo che insomma oggi ha dato qualche segnale di crescita, insomma si è visto qualcosina, anche se naturalmente le assenze, il fatto che fosse la prima partita davanti al Cerao, insomma, quindi c'erano diverse difficoltà, ma insomma qualcosina si è visto, no? Sì, le motivazioni oggi c'erano, dovevo far vedere che il gruppo è sano, che hanno anche della qualità importante. Certo c'è da lavorare ancora, non stiamo ancora bene fisicamente, abbiamo ottenuto bene il campo secondo me i primi 25 minuti facendo anche delle belle cose. Poi un pochettino ci siamo disuniti, abbiamo giocato un po' meno a palla corta, però credo che nel finale in 10 hanno comunque lottato, si sono gestiti bene in mezzo al campo, quindi hanno lottato fino alla fine, hanno ottenuto una vittoria che volevano per scaricare un po' di tensione che negli ultimi giorni c'è stata. Che significato ha il fatto che hai cambiato modulo rispetto a quello che era stato lavorato fino ad avanti? Io ho pensato che per quelle che sono le mie competenze, nel senso che un 4-3-3 con un 3-5-2 se non era ben oliato, nel senso che bisognava lavorare ancora, era ancora un po' troppo presto. Ricordiamo che questa squadra è una squadra completamente nuova, si è lavorato per il 4-3-3, però ancora gli automatismi secondo me non erano a posto, quindi ho votato per un 3-5-2 e lo stesso modulo loro, credo che era un uno contro uno per ogni reparto e le cose si erano andate un po' meglio. Senti, dimmi una cosa, non so cosa sta succedendo, insomma lo sapremo più probabilmente, ma se ti chiedessero di restare sulla panchina cosa diresti? Magari. È una domanda complicata. Io sono qua, sono mai catanzarese a tutti gli effetti, quindi per me sarebbe un onore poter lavorare in prima persona con una squadra. Non quindi avresti paura di bruciarti? Le occasioni arrivano anche una volta sola forse, quindi io ci provo, cioè se dovesse essere, stiamo parlando comunque di ipotesi, niente di che. Sono qua, c'è uno staff ottimo, ben affiatato, un gruppo buono, una società che comunque sia, anche se è successo quello che è successo, ha comunque voglia di far bene, quindi ci sarebbero i presupposti per poter far bene. Gioia finale anche perché l'anno scorso in questi tempi, insomma, come domani è morto mio papà e quindi volevo dedicare la vittoria a mio papà. Sì, tralasciando il risultato, sì, sono contento che la squadra ha provato a fare quello che per la quale ci stiamo allenando il primo giorno. Sono contento perché vedo grossi margini di miglioramento, ci sono delle situazioni che bisogna migliorare, però per noi, al di là e a prescindere che per noi è un debutto storico e mi viene da sorridere e pensare, sono molto onorato di essere qui davanti a voi con tanta gente. E la prestazione al cospetto di una squadra forte come il Catanzaro, mi è piaciuta la personalità per cercare di fare quello che abbiamo, che proviamo dall'inizio del ritiro, però bisogna migliorare, è giusto che sia così in questo momento. Forse all'inizio un po' spaesati, la fase di rodaggio è durata un po' più del previsto? Ma pensavo che durasse di più, forse l'approccio alla nuova categoria, al nuovo anche scenario calcistico. Invece dopo i primi 10 minuti, un quarto d'ora, un po' di timore, invece poi la squadra mi è piaciuta nel cercare di fare quello che facciamo durante gli allenamenti. Ripeto, in questo periodo è giusto anche dire che bisogna migliorare tanto, tantissimo, soprattutto sugli errori tecnici, perché poi alla fine
ne abbiamo fatti tanti, però ripeto, quelli fanno parte del calcio, noi siamo qui per cercare di migliorare. Mister, mancava Gabriel in questo momento in cui secondo me il centrocampo è ancora incompleto, si è sentita tanto la sua assenza? No, abbiamo fatto bene tutto, ci ha messo tanto impegno, ha cercato di fare quello che poteva fare, anche perché sia Tutto che Biason negli ultimi 15 giorni si sono allenati a singhiozzo, non hanno fatto forse gli ultimi 2-3 giorni di allenamento. Sono contento comunque della prestazione che hanno fatto tutti e due. Ripeto, dobbiamo lavorare sia a livello fisico su questi due giocatori, perché hanno perso tanti giorni di allenamento, e in globale, in generale, la squadra deve migliorare a livello tecnico di gestione della palla. L'unica cosa che posso dire che si è vista, che si è evidenziata un po' di più. Incontrare il Catanzaro tra meno di un mese, un'altra volta, il campionato, sarà lo stesso Francavilla o aspetta qualcun altro? Cioè a livello di giocatori? A livello di giocatori penso che noi al 90% siamo completi, sì, cerchiamo qualcosina proprio in quel punto del campo, al centrocampo, dove sulla base ci siamo, ma non ci siamo sulle alternative a livello numerico, però al 90% siamo questi. No, mi portavo dietro un problema dall'amichevole che avevamo fatto giovedì scorso, avevo preso una botta alla coscia sinistra e sapevo insomma che probabilmente si sarebbe indurita, quindi era meglio non rischiare e uscire. Era colpita a tua rete? Non ho capito. Se era colpita a tua rete? Ma è stata una bella palla recuperata a destra, mi sono inserito bene, ha messo una bellissima palla a Cunzi. E sono andato su bene, ho fatto un bel gol, sono contento che abbia portato i 3 punti, anche se potevamo farne un altro probabilmente, comunque la prima vittoria è sempre bella. Era importante dopo questi giorni anche sbloccare subito la partita per stare un po' più tranquilli? Sì, molto, è evidente, veniamo da una sconfitta, quando viene una sconfitta anche se in Coppa Italia e anche se non porta 3 punti per il campionato bisogna subito invertire la rotta. Non è un caso che sia venuta comunque la prima partita in casa, si vede subito, anche se sicuramente oggi essendo una partita di Coppa non c'era l'afflusso di persone che c'è in campionato, comunque si vede subito che possiamo sfruttare questo campo a nostro favore. Il prossimo impegno ufficiale è contro il Cosenza, ti hanno detto qualcosa di questa partita? Mi hanno detto molto, sì, ho visto molte immagini, mi hanno detto sì che è la partita più sentita di tutte. Arriva la prima, credo che sia un bene, io dal mio punto di vista. Noi l'aspettiamo come l'aspettano tutti, è l'occasione giusta per indirizzare bene il campionato. Senti, innegabile che questo sia un momento un po' particolare per la squadra, no? Con l'avvicendamento del tecnico, come l'avete vissuta voi all'interno dello spogliatoio? Ma io ti dico la verità, parlo a nome mio e parlo anche probabilmente a nome dei miei compagni. Per noi quello che conta è far bene, che ci sia un allenatore, ce ne sia un altro, alla fine in campo ci scendiamo noi. E quello che ho visto subito in questa squadra è che tutti i miei compagni come me hanno molta voglia di far bene. E alla fine a me interessa poco che l'allenatore ci sia o meno, l'importante è che stia dalla nostra parte, che ci guidi nella condizione, nella direzione giusta e che noi lo seguiamo, i suoi dettami. In campo ci andiamo noi e siamo noi che dobbiamo fare la differenza. Sì, è sempre importante partire con il piede giusto, ci siamo riusciti, abbiamo fatto una grossissima prestazione secondo me. Sì, peccato per i 2 gialli, ma secondo me erano proprio evitabilissimi, l'arbitro ha deciso così, purtroppo è lui a decidere. Senti, hai preso un palo sul calcio d'angolo, questo è un tempio sacro dei calci d'angolo. lo so, mi hanno parlato bene. Sì, ci provo spesso. In passato 4-5 gol da calcio d'angolo li ho fatti, quindi speriamo che anche quest'anno mi cerco di ripetermi. Senti, questa maglietta giallorossa l'hai voluta in maniera forte? Sì, diciamo che ho sentita subito mia, diciamo che ho voluto fortemente questa maglia, perché anche a 34 anni con 3 figli spostarsi a 500 km da casa non è una cosa semplice, però quando ho parlato col direttore ho sentito subito che il progetto era un progetto importante. Io mi sono rimesso in discussione come calciatore, l'anno scorso ho fatto bene, quindi
ho accettato subito di venire qua a Catanzaro. Conoscevo negli anni la piazza di Catanzaro, mi è sempre piaciuta come piazza, quindi ho accettato subito. Ho fatto un po' di via vai, di navette su e giù per l'Italia, però alla fine ci siamo riusciti, perché alla fine la volontà mia era quella di venire qui a Catanzaro. Che percentuale di forma segna questa squadra ad oggi? Io? Sì. Ho fatto 4 allenamenti, quindi... Come tenuta di squadra? La squadra credo che può migliorare tantissimo. A livello di gruppo è un gruppo che ha voglia di lavorare. La voglia di lavorare, questa è una cosa fondamentale per il cammino del campionato. Per quanto riguarda me, ho fatto 4-5 allenamenti con i ragazzi, sto un po' indietro a livello atletico, però piano piano, voglio dire, cerchiamo di recuperare questa condizione fisica. Che campionato ti aspetti in generale, conoscendo tu benissimo la Serie C? Ma io credo che comunque il Catanzaro è una squadra nuova, è una squadra che deve crescere, è una squadra che deve lavorare, è una squadra che deve mettere a disposizione tutte le armi che ha. Perché comunque credo che poi alla fine sotto Foggia, Matera, Juve Stabia e qualcun altro, 4-5 squadre, secondo me viene il Catanzaro. Però fare pronostici è troppo facile, perché alla fine poi in campo si fanno i risultati. Io credo che comunque abbiamo un ottimo gruppo, e quando si dice un ottimo gruppo sembra facile poi dirlo i primi giorni. No, invece non è così, perché fin dal primo giorno di ritiro ho visto che comunque ci sono persone anche d'esperienza che vogliono lavorare, vogliono far bene qui a Catanzaro, si sono rimessi in discussione come me, quindi questa è una cosa positiva. Dobbiamo lavorare, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare giorno per giorno e poi dobbiamo dare del filo da torcere a tutti quanti. Senti, in che tipo di centrocampo ti trovi meglio? A 2, a 3, a 4? Ma guarda, io l'anno scorso, ma dipende poi come... A me di parlare di numeri sinceramente non piace, perché poi dipende sempre come l'allenatore interpreta un modulo. Il 4-3-3 puoi fare un 4-3-3 a livello offensivo, poi quando fai a livello difensivo fai un 4-4-1-1. Alla fine noi l'anno scorso così abbiamo lavorato, ma io credo sempre nel gruppo, io credo sempre che quando c'è la volontà il modulo è a prescindere, quando c'è la volontà del giocatore che si mette a disposizione e questo gruppo ha questa volontà, si può giocare in tutti i moduli che vuoi. A proposito di allenatore, cosa cambia se cambia il fatto che sia stato esonerato Erra, comunque che ci sarà il momento Spadaro e poi probabilmente forse un altro mister? Noi dobbiamo pensare soltanto a lavorare quello che sono le questioni di campo, ci siamo messi a disposizione con l'allenatore nuovo, in 3 giorni abbiamo cambiato tutto quello che avevamo fatto in ritiro, oggi sembra che non abbiamo fatto una brutta figura, anzi, e quindi questo ha dato atto a questo gruppo che alla fine vuole mettersi in discussione, vuole mettersi a disposizione dell'allenatore, quindi questo è importante per noi.